Avere informazioni affidabili, corrette e comprensibili sulla malattia, condividere con altri pazienti la propria esperienza per avere un sostegno psicologico, riuscire a districarsi nei meandri del sistema sanitario per accedere ai servizi di cui si necessita, ottenere indicazioni sul corretto stile di vita per affrontare al meglio il proprio percorso di cura. Sono alcuni dei bisogni fondamentali di chi si ammala di tumore e sempre più spesso per soddisfarli i pazienti oggi si rivolgono a internet. Proprio per dare una risposta a queste esigenze è nato MyDay, un portale di supporto ai pazienti oncologici, ma anche ai loro caregiver, realizzato con il contributo di Teve Italia e lanciato oggi a Milano. Oggi ci troviamo qui a Milano per il lancio di MyDay. MyDay è un portale dedicato al paziente oncologico, ai suoi caregiver e ai propri familiari. E la piattaforma MyDay è nata per rispondere alle esigenze informative dei pazienti e dei loro familiari in ambito oncologico. È un sito facile, friendly user, intuitivo, dove i pazienti, i loro caregiver e i familiari possono trovare diversi tipi di informazioni scientifiche qualificate e certificate da esperti. Possono trovare anche altri tipi di informazioni relative al loro percorso diagnostico, alle tappe che possono incontrare anche da un punto di vista emotivo nel loro cammino per affrontare la malattia e magari consigli e suggerimenti sullo stile di vita e su degli obiettivi di benessere quotidiano. Ricevere una diagnosi di una patologia oncologica è un trauma enorme per il paziente e per i suoi familiari e questo porta ovviamente alla ricerca di informazioni su quella che è la nuova realtà. Queste informazioni vengono chiaramente dal medico che sta seguendo il paziente, ma vengono anche attraverso internet. Internet però è un mare magnum che contiene informazioni corrette, certificate, ma anche informazioni fasulle, informazioni svianti che possono comunque portare fuori strada o ingenerare ansie o anche creare una discordia fra medico e paziente perché vengono portate alla luce degli aspetti che il paziente pensa che il medico non abbia considerato. Quindi cercare anche dei filtri come portali di informazione, siti di associazioni scientifiche che possono dare un'informazione certificata è sicuramente un passo per poter accrescere la propria conoscenza e poter discutere anche con l'oncologo e con l'ematologo di fiducia anche di quello che si è trovato in internet. Non è assolutamente un tabù, anzi è una risorsa. L'importante, come tutte le risorse, è saperla usare e poterla usare correttamente. Questo porta all'ottimizzazione del suo utilizzo. Il paziente che arriva alle cure palliative è un paziente che non può guarire, che ha diritto a ricevere delle cure da professionisti formati e preparati ad offrire questo tipo di cure, peraltro normate dalla legge 38-2010, e tendenzialmente non solo il paziente che cerca informazioni, ma sono spesso i familiari, che si trovano in un momento estremamente difficile psicologicamente perché sono alla ricerca di qualcosa che possa comunque salvare, guarire, o lenire le sofferenze del proprio congiunto. Su internet c'è veramente di tutto, purtroppo senza alcun tipo di filtro, e quindi lo scopo del portale MyDay è proprio quello di offrire informazioni filtrate che possano supportare il paziente ma anche i suoi familiari e aiutarlo anche in percorsi che possono essere quelli delle cure palliative o addirittura del fine vita. Prende in considerazione in maniera piuttosto moderna alcuni argomenti che spesso sono sottovalutati, come la consapevolezza, come il diritto all'informazione onesta e graduale che questi malati hanno. E quindi questo è un po' la sfida che ci prepariamo a fare per occuparci anche di coloro che non possono guarire. Per quanto mi riguarda, io mi sono occupato e mi occupo dell'aspetto della medicina del dolore, quindi un aspetto direi fondamentale del percorso dei pazienti e ciò che ho cercato di fare, come ho detto, è semplificare innanzitutto, ma rassicurare i pazienti sul fatto che, a differenza di quello che si crede, cioè che il dolore è soltanto rappresentativo di un peggioramento di malattia, spesso il dolore
non è affatto un campanello d'allarme della malattia che va avanti, ma è legato ad altre problematiche che il paziente si trova ad affrontare. Mi riferisco ad esempio alla chemioterapia, alla radioterapia, alle terapie chirurgiche. Ecco, oggi la malattia tumore non necessariamente porta a morte, anzi nella maggior parte dei casi il paziente oncologico guarisce, poi è in follow up, però purtroppo appunto chemio, radio, terapia chirurgica possono determinare problematiche che portano dolore. Allora il paziente deve essere rassicurato e deve conoscere soprattutto quali ne sono le cause. Uno dei motivi per cui i pazienti girano sul web, così come girano tra specialisti, è proprio perché non hanno la comprensione della loro malattia, cosa che noi dobbiamo assolutamente recuperare.